Un saluto energico a tutti voi tifosi del Napoli e a tutti voi tifosi di tutte le altre squadre. Eccoci qua, un video sorpresa perché ho avuto la sorpresa di leggere il risultato di questa partita di Coppa Italia. Milan-Torino. Ero sicuro della vittoria del Milan. Non l'ho nemmeno vista la partita, ma quando ho letto il risultato, 0-1 per il Torino. In 10 uomini, ho detto qua ci vuole un video. Prima di commentare, mi raccomando, iscrivetevi tutti, tutti, tutti a questo canale. È solo grazie a voi che posso crescere ed essere uno youtuber di considerazione. Quindi mi raccomando, ringrazio chi si è iscritto ultimamente al mio canale. Quindi crescete e moltiplicatevi, come si dice. Ok, scusate, come dire, non sono immune da influenze o da malattie, ecco. Anche l'aeron azzurro si può acciaccare, ecco. Comunque, tornando alla partita, io non so cosa dire perché, come ho detto prima, la partita non l'ho vista. Certo, un Torino in 10, nei tempi di recupero, cioè nei tempi supplementari, è riuscito a fare il gol e a buttare fuori il Milan. Quel che posso dire è tanto di cappello a questo Torino. Si vede che il Toro aveva tutta la voglia, tutta la passione che hanno avuto i giocatori del Milan. Questo è quello che posso immaginare, ma davvero una grandissima impresa per il Toro. Del Milan potrei dire incontrare l'esatto opposto, quindi uno scarso magari interesse, scarsa passione, come dire, concentrazione. Chi più ne ha più ne metta. Come dire, già con la Roma mi ha visto un Milan cedere forse di concentrazione, di costanza nel mantenere, come dire, i nervi saldi e di aspettare il triplice fischio dell'arbitro, ecco. Quindi aveva dato per scontato il risultato, ma è scontato quando fischia l'arbitro, come diceva Boscov. Per la Coppa Italia è davvero, non lo so. Mi rivolgo ai tifosi del Milan che conoscono la loro squadra indubbiamente meglio di me. Cosa è mancato stasera? Impegno, forza, qualità. Non vi so dire. Io, da tifoso esterno, voglio solo fare i complimenti al Toro. Perché se da una parte c'è stato, sì, una scarsa dedizione, dall'altra parte c'è stato il massimo, il lanciare il cuore oltre l'ostacolo e meritare il passaggio. Vedremo gli sviluppi di questa competizione, vedremo come andrà. La testa è tutto impegnata a me per quanto mi riguarda venerdì, non vedo l'ora di vedere la mia squadra contro la seconda in classifica. È importante, vedremo come sarà. Va bene, io rinnovando il mio invito ad iscrivervi tutti al mio canale, un saluto energico a tutti voi e al prossimo video.